Il cardinale peruviano José Luis Cipriani Thorne, giunto a Roma in occasione della visita ad Limina Apostolorum, ha confessato la sua gioia per la grande missione continentale lanciata in America Latina. Penso che gli elementi centrali siano stati la preghiera e l'incontro dei figli con il proprio padre. Inoltre abbiamo avuto diversi incontri durante i quali si è parlato delle vocazioni sacerdotali, della missione che stiamo portando avanti in America Latina, della missione continentale e della gioia di contemplare come questo continente della speranza stia dando frutti di vita religiosa, di vita sacerdotale. E la Chiesa guarda con molta speranza a questa missione che abbiamo lanciato subito dopo l'assemblea di Aparecida. La gran concentrazione di Aparecida, no? Nel corso dell'intervista ad H2O News, il cardinale e arcivescovo di Lima ha affrontato anche il tema delle sette. Noi cattolici siamo fedeli alla nostra Chiesa, ma non siamo in conflitto o in contrasto con le sette. Annunciamo il Gesù Cristo risorto. Seguiamo il catechismo della Chiesa Cattolica e credo che siamo arrivati a buon punto in questa sfida della missione, che a mio avviso è di importanza decisiva. Dal canto suo, il presidente della Conferenza Episcopale del Perù, Monsignor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, ha detto che nonostante i problemi economici e sociali esistenti nel paese andino, i vescovi e i sacerdoti sono chiamati a realizzare una missione permanente, a ridiventare una chiesa apostolica e ad annunciare Gesù Cristo. L'aspetto essenziale è quello di tenere sempre presente la dignità della persona. L'annuncio di Cristo ci invita a non dimenticare mai la persona umana, specialmente chi è più bisognoso. Credo che questo abbracci perfettamente quella grande realtà di cui parlò anche l'Apostolo San Giacomo. Fede e opere. Mostrami le tue opere e ti mostrerò la tua fede. Credo che sia questa la chiave e la sintesi del messaggio che la Chiesa comunica di fronte alla fede e alla realtà umana.